Vogliamo intanto salutare chi ci sta ascoltando doverosamente, chi ci sta vedendo, e ci fa piacere che ci sia tanta gente che ci vede. Stavamo parlando di Miccoli, perché è giusto, un tizio che segna 3 reti in una partita vinta 3-0 significa che il merito, molta parte del merito, va all'interessato stesso. Però abbiamo anche Costa Data, non per fare le pulci, per carità, perché il nostro motto adesso sarà lo stesso dell'Enda Cartago, del mio amico, ma piano piano si sta verificando. Il Miccoli, guarda caso, ha segnato un bel gol stando a sinistra, stile Palermo, guarda caso, se ne sarà andato da solo, avrà disubbidito qualche ordine, ma Miccoli si è sottratto a quella. Quindi può darsi che, pur non volendoci dare ragione sotto questo aspetto, e noi non la vogliamo, per carità, a noi interessa che Miccoli giochi come sa giocare e sappia segnare e eventualmente porti il Lecce il più in alto possibile, anche se le speranze rimangono quelle solide, non più, né più né meno. Perché? Perché la distanza, cari amici, sempre quella, 6 punti dal Frosinone, il Perugia una partita in meno rispetto al Lecce, 2 incontri in più da giocare in casa, uno il vantaggio di avere vinto 2 volte con il Lecce, insomma sono vantaggi dai quali non si può prescindere. E poi c'è un'altra cosa, le partite giocate dal Lecce a partire dalla 4ª giornata di campionato, perché alla 5ª ha cominciato a fare i punti, fino alla 4ª non ne ha fatto, ha fatto 49 punti in 23 partite, significa una media di 2,1 punti, che se tanto mi dà tanto, se la media è di 2,1, mancando ulteriori 5 partite per il Lecce, significherebbe 12 punti, 11-12 punti, che portano la squadra a 60-61, quello è ipotizzabile, perché mi sembra abbastanza difficile ipotizzare da 5 vittorie, da qua alla fine 5 vittorie. Ben vengano se ci stanno 5 vittorie, ma ritengo, ecco perché dobbiamo essere più orientati ai playoff. Che ne dici? No, Mario, sono d'accordo, cioè è inutile fare conteggi e sperare nel primo posto. Il primo posto è irraggiungibile. Diciamo francamente, no, non possiamo recuperare 6 punti, anzi ne dovremmo recuperare 7 sul Frosinone. Perché appare, ma potremmo anche recuperarlo sul Frosinone, no, bisogna vedere intanto che fai. Sì, ma dovrebbero succedere 2 miracoli. Proprio veri e propri miracoli, cioè che il Lecce vinca le ultime 5 partite, cosa impossibile. Ma è impossibile perché? Perché il Lecce ha dimostrato sempre, campionato durante, con tutta una media di 2,1, che a un dato momento non ha potuto mai fare una media di 2,5. No, ma al che di sarebbe di... fare un certo numero di punti, no, tale. Ma al di là di questi numeri, i numeri che restano purtroppo numeri sempre, ma sono le prestazioni della squadra. Domenica noi abbiamo assistito a un primo tempo con 0 tiri in porta. Allora, una squadra che fa 0 tiri in porta, dove deve andare? Può vincere le ultime 5 partite? Però, non le può vincere, però, assolutamente. Vittorio, può vincere a Prato, può vincere. Può vincere pure, cioè facendo 0 tiri in porta a Prato per il primo tempo e poi segnando 3 gol a Napoli. Se ci fosse Miccoli, siccome Miccoli non c'è. Voglio dire, torniamo a bomba un'altra cosa. Voglio dire una cosa. Io voglio dire questo, tutto quello che hai detto secondo me dà una testimonianza che su quello, tu l'hai già accennato, che su quello che pensavamo prima mi sembra che non eravamo troppo lontani dalla verità, ma questa verità può essere conclamata, lasciamo perdere che domenica Miccoli sarà squalificato, però c'è la possibilità nelle altre 4 partite che noi si faccia punteggio pieno, se vinciamo, perché l'utilizzazione impropria di più giocatori, ho parlato di Miccoli ma ce ne sono anche altri che potremmo esaminare con tranquillità, io dico che questa utilizzazione impropria ci ha portato adesso, quando avremmo potuto, considerato il rendimento di sia del Frosinone che del Perugia nelle ultime 6-7 partite, una domenica perde uno, una domenica perde l'altro, una domenica pareggia uno, l'altra, cioè perdono dei punti, li perdono su quella che era la loro media normale, il trend del Perugia e del Frosinone è un trend che si sta veramente assottigliando sul piano
del punteggio. Beh, il Frosinone non tanto. Anche il Frosinone ha perso una partita che avendo a Benevento ha perso una partita. 55 punti. Il Frosinone ha 55 punti in 26 partite. Ma ho capito, ma ha perso la partita. Quindi siamo alla media di a Benevento, una partita che a 10 minuti alla fine vincevano a 0, era un uomo in più. Cioè quello lì ha un significato importante. Detto questo, io per chiudere il discorso dico, io non darei per scontato che per noi non esiste nessuna problema. Vinciamole queste 5 partite, utilizza bene i giocatori, maledetta la miseria, io sono arrabbiato con questo allenatore perché dovrei essere felice che è venuto perché sta facendo cose buone sul piano del punteggio, eccetera. Però sono arrabbiato perché secondo me invece dai vince tutti, con i giocatori che ha. Tu come Caroni il censore hai combattuto una battaglia, quella relativa a Miccoli e l'impiego di Miccoli, che sembra, anche se ufficialmente non viene detto, ma all'altro radio sembra che Mario, si stia facendo questo. Invece io ne voglio condurre un'altra, anche a dispetto del mio amico Vittorio. Abbiamo detto Miccoli domenica non ci sarà, unitamente a Abruzzese. Di Abruzzese non me ne frega niente, di Miccoli invece me ne può fregare. Secondo te è opportuno che il capitano di una squadra nel momento di maggiore euforia, metterei fra virgolette questo termine, della squadra stessa per una vittoria, vada a pigliarsi il cartellino sapendo di essere diffidato in maniera tale che non giochi la domenica? Cioè noi non avremo Miccoli perché i famosi nervi non sono tenuti a posto, e questo me ne dà conferma quello paradossale che tutti avete visto. Sacilotto, mentre sta facendo il riscaldamento a bordo campo, riesce a beccarsi un cartellino giallo senza giocare, riesce a pigliare un cartellino giallo. Poi ragazzi, qua come la mettiamo? Io ho paura che ai playoff noi li faremo in 10. Io non penso, per questo mi auguro che possa avere ragione Mauro, andare a sparare, fare queste 5 vittorie e magari inopinatamente diventare primo. Mario, noi possiamo, perché io ho paura che il playoff, ho paura, anche questo è il risultato. Io ho parlato di due miracoli, me ne hai fatto dire uno soltanto, fammi dire anche il secondo. Il primo era quello che il Lecce non può vincere le ultime 5 partite. Assolutamente, con il tipo di gioco che fa, con la disposizione tattica che lui utilizza, non può vincere le ultime 5 partite, nel modo più assoluto. Non può vincere a Prato, non può vincere a Grosseto, non può vincere a Pavia. Mario, è così, una squadra che fa zero tiri in porta in 45 minuti. Ma lei 90, nei secondi 45. Ma nei secondi 45, no, perché è entrato quel gol di Miccoli, ha cambiato tutto, cioè il portiere ha preso il gol, cosa doveva fare? Chiudersi in difesa e difendere 1-0? Ma Miccoli è il giocatore che ti può risolvere appunto una partita difficile. Vabbè, ma ammesso e non concesso che Lecce vinca le ultime 5 partite, come la mettiamo col Frosinone che ne dovrebbe perdere nelle ultime 5 2 e pareggiarne una? Esatto. Può assolutamente succedere una cosa del genere? Questo, no, ma una escludiamo il primo posto, Mario, parliamo dei playoff. E che parliamo dei playoff? Non io, ma il direttore sportivo Tesoro. Io in un'altra trasmissione ho detto che Lecce ha il 20% di probabilità, ma era un momento, forse stavo stonato, al 20% ho sbagliato clamorosamente. Tesoro, molto più realista, ha detto teniamo l'1%, io direi che non teniamo nemmeno quell'1%. Perciò parliamo di playoff. Siamo statisticamente. Parliamo di playoff. E vorrei precisare agli amici che ci stanno seguendo, questo non è che significa spaccare il capello in quattro dopo una vittoria, perché sicuramente i commenti saranno dopo una vittoria per 3-0 questi vanno a fare tutti questi discorsi. Amici miei, i discorsi li facciamo, io continuerò a fare la mia battaglia personale, magari supportato anche dai miei due amici qua. Bisogna darsi una calmata, perché è gravissimo, ripensateci, che Sacilotto becchi il cartellino giallo senza entrare in campo a giocare mentre sta facendo il riscaldamento. Ora dico, se stai facendo il riscaldamento, pensa agli affari tuoi a riscaldare. Sì, ma la squadra non ha risentito. Ma andate a dar via. Posso dire una cosa? No, ma la squadra cosa ne ha risentito di quello che è accaduto? Ma è una evidente dimostrazione di mancanza di maturità. Di maturità dalla posso dire una di cosa? Serenità. Non posso dire una cosa. Allora, il caratterino di Miccoli, lo conosciamo tutti,
Niccoli ha fatto molto nel calcio, ma per le abilità che aveva poteva fare ancora molto di più. Non è stato capace se non di leticare nella Juventus, è stato capace di leticare nel Benfica, non ha accettato certe sostituzioni nella Fiorentina. È un ragazzo che purtroppo ha un carattere abbastanza particolare, è un bravissimo ragazzo, ma però resta il fatto che le abilità sono abilità assolutamente degne di un primo allora io dico questo: è vero che noi non abbiamo molte possibilità, ma se il trend del Peluso e del Frosinone è quello, e se noi battiamo il Frosinone qua, ancora, vedi, tu hai detto prima, sei preoccupato per i playoff. Io sono più preoccupato di te. Io penso che è più facile che noi andiamo vincendo il campionato che non con i playoff, perché noi nei playoff abbiamo una situazione abbastanza particolare. L'abbiamo persa l'anno scorso, che eravamo, come si fa a dire, migliori, ma non molto, ma molto, 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 molto super. I nostri giocatori hanno delle caratteristiche improprie per essere un giocatore. Sono troppo nervosi, qui l'hai spiegato perfettamente bene te. Riacquisire la serenità in un confronto diretto, anche se in due partite andate e ritorno, per i nostri giocatori non è facile, perché loro purtroppo stanno vivendo da due anni a questa parte, sia quelli che sono venuti nuovi, che evidentemente l'hanno vissuto da altre parti, e quelli che sono rimasti, stanno vivendo un momento di scarsa serenità, ma veramente è una cosa, ma come ragazzi, ma siete i migliori, ma perché fatevi due risate, entrate in campo col sorriso, non riesco a capire. Noi parliamo e su cui deve essere un momento di gioia. Poniamo l'attenzione, l'accento proprio su questo. Noi non vogliamo una squadra morta, addormentata, noi vogliamo una squadra viva, ma vogliamo una squadra presente a se stessa. Deve essere la partita, è un momento di gioia, che tu ti prepari tutta la settimana per godere questa gioia nei 90 minuti. Al di là di queste speranze anche abbastanza retoriche, la gioia, la partita deve essere un momento di gioia. L'ho sempre detto da quando ho iniziato a giocare, che avevo 12 anni. Ma certamente. Ai miei compagni di squadra. Però voglio dire, noi dobbiamo anche appellarci al buon senso e al cervello di questi calciatori. Non possiamo stare lì soltanto a osannarli se vanno bene o criticarli se vanno male. Dobbiamo stare lì anche quando vanno bene a suggerire loro: mi raccomando ragazzi, non perdete la testa, continuate a stare e rivolgetevi all'arbitro in maniera affabile, collaborativa. L'arbitro non è per punire voi, anzi diciamo che quest'anno gli arbitri negli ultimi 2-3 mesi non ci hanno certamente trattato male. Poi vorrei fare un'altra precisazione chiedendo supporto a voi sulla mia valutazione. È stato detto che il Perugia è quasi in crisi, che il Perugia sta cadendo, sta scendendo, ma non lo so, aspetto ancora un'altra partita. Perché? Perché il Perugia non possa essere trattato come una squadra che in questo momento sta zoppicando molto. Del resto domenica, a coloro i quali dicono che il Perugia ha zoppicato, io devo ricordare che giocava all'Aquila, e giocare all'Aquila e fare il pareggio non mi sembra che sia un risultato talmente negativo, perché guardate la classifica dell'Aquila e vedete dove sta l'Aquila. Ma Mario, sta calendario più in alto del Ponte Nera comunque. Mario, il calendario del Perugia è il più favorevole dei tre. Oh, allora vedi, anche il Perugia va a guardare. Oh, sì, no, il Perugia soprattutto, anzi molto probabilmente sarà il Perugia a vincere il campionato, però noi dobbiamo, per arrivare, se dovessimo arrivare al primo posto, io lo escludo nel modo più categorico e più assoluto, e queste due squadre, Perugia e Frosinone, nelle ultime 5 partite dovrebbero perdere 2 partite e un pareggio, cosa impossibile, impossibile che succeda. Perciò io mi sono già proiettato ai playoff, però ai playoff dovremmo arrivare con un'altra squadra, con un'altra mentalità. Con una mentalità, io non con un'altra squadra. Sì, squadra con un'altra squadra, perché una squadra mentalmente predisposta. Giocare con questo 4-3-1
Allora, i quattro vanno bene, i quattro difensori, e non il 3-5-2, perché se ti è d'accordo, se tre difensori si può giocare 3-5-2, si può giocare con 4-2-3-1, però quando i tre trequartisti sanno segnare, siccome i nostri hanno segnato Ferreira Pinto un gol soltanto, un gol, Guagliasino 2, Dumbia 1 soltanto, allora giocatori che avrebbero dovuto segnare almeno 5 gol in questo campionato hanno segnato un gol soltanto. Dove dobbiamo andare noi? Dove dobbiamo andare? Qua noi dobbiamo creare, cioè avere una squadra, chiedo adesso a Mauro, che sia mentalmente, torno a dire, predisposta, perché è vero che noi abbiamo Miccoli che fa la differenza rispetto agli altri, anche giocando nel ruolo che lui gradisce, però in chiave playoff io credo che a Miccoli gli monteranno la guardia, non è differente. Cioè magari lo innervosiranno in maniera da farlo reagire. Cioè ecco perché io insisto sempre sul tuo fatto nervoso. Tu che dici? No? Hai tutte le ragioni. Ripeto però che io non me la sento di dire che noi non ce la possiamo fare. Voi avete ragione, che voi parlate su dati di fatto, su un trend di queste squadre, sui punti che dovrebbero perdere. Io parto da un principio. Allora Miccoli ce le può far vincere. Vinciamo domenica, dove giochiamo domenica? A Prato, ecco, vinciamo a Prato. Prato è una città, io ci ho giocato un anno, che è sempre ma bello. Vedi pure il Prato, Prato è reduce di una sconfitta per 2-0 col Frosinone. Sì, ma siccome lì c'è sempre il vento, la seconda sconfitta, non è escluso che il Lecce possa fare una bella partita. In una città, e non vai giochi in una città dove c'è uno stadio che c'è sempre il vento. Io a Prato ho giocato poco perché mi sono infortunato, come Catanzaro. Siccome a Catanzaro abbiamo qui. Noi vinceremo anche a Prato perché i giocatori più bravi, dove le condizioni non sono ottimali, sono quelli che giocano meglio. Insomma, io, allora io mi auguro, vinta questa, la domenica dopo abbiamo la Nocerino, altri tre punti, poi ci restano esattamente quattro partite, tre partite. Dicono ragazzi, si può fare, vinciamo queste partite. No, ma su questo siamo perfettamente d'accordo. È chiaro che tu dici vinciamo queste perché partite. Io li ho paura per il tempo prima. E a Mauro io te lo ammetto, vinciamo questi giocatori. No, Vittorio, non dimentichiamo. Il Frosinone e il Perugia perdono due partite, ne pareggiano una. Io spero. No, non può succedere. Una la facciamo perdere noi. Il nostro amico Vittorio, però gli va dato atto che è da almeno 5 partite che io ricordi bene un mese che dice sistematicamente ragazzi da adesso, cioè già da 5 partite fa fino alla fine non dobbiamo perdere nessuna, e noi invece abbiamo visto che le prime 5 partite del suo trend non è che 4 abbiamo vinto una mezza e ne hanno portate 12 punti. Ora se facciamo lo stesso con i 12 punti, ha ragione lui, non bastano più. Ma io sono d'accordo con Vittorio. Io guardo un'altra cosa, anche le partite che abbiamo vinte, noi abbiamo giocato male. Allora una squadra che gioca male, come può pensare di vincere le ultime 5 partite? No, a me viene in mente un commento che ho sentito ieri, post Champions League, ed era il commento che faceva Paolo Rossi, Marocchi, che uno Marocchi ne capisce molto di calcio, essendo stato un centrocampista. Un po' di quello. Marocchi ha detto, giudicando la partita del Manchester United, che aveva perso 2-0, quindi le famose partite doppie, però che ha detto il Manchester, perché la domanda è stata, ma come mai con Manchester United che in campionato ha un rendimento rispetto agli altri quasi disastroso? Ha detto attenzione, il campionato per il Manchester United è andato. Che arrivi terzo, quarto, non c'è niente. Ha buttato tutte le energie. E ha buttato tutte le energie. Però il Manchester United ha 2-3 giocatori di tipo particolare. Van Persie per lui. Ha citato Van Persie, Rooney, ha citato anche il portiere, ha citato un altro difensore. Che nella partita doppia tirano il meglio di sé. E tirando il meglio di sé, se un Rooney o un Van Persie tira il meglio di sé, è chiaro che tu vai in difficoltà, che dici io non mi meraviglierei se vedessi il Manchester United anche alle semifinali, cioè tutti si aspettano di poterlo battere e lui nelle due partite invece se non gli capita il Barcellona o Real Madrid va alle semifinali. Pensiamo allora alla prossima partita col Prato. Allora Prato, dici qualche col cosa. Col Prato non ci sono molti precedenti, in 100 anni il Lecce andrà a Prato per la terza volta. Oh. Per la terza volta.
La prima volta andò nel novembre del 1929, 84 anni fa. Niente. E finì con un pareggio 2-2. Alla fine del campionato il Prato arrivò penultimo e retrocesse in prima divisione. Allora non c'era ancora la Serie C, che sarebbe stata istituita nel 35-36. E quindi le squadre si persero di vista, si rincontrarono dopo 25 anni, nel gennaio del 1955, in Serie C, a girone unico, perché negli anni 50 la Serie C era a girone unico. E purtroppo in quella seconda partita, seconda e ultima partita, quindi 60 anni fa, quasi, noi perdemmo 2-0. Quindi a Prato andiamo per la terza volta e nelle e due precedenti partite ci manca la vittoria a Prato. Ci manca la vittoria. La sconfitta c'è stata, ci manca la vittoria. Io vorrei aggiungere soltanto una cosa, Mario. Vogliamo vincere il playoff, dobbiamo arrivare con un'altra squadra, con una squadra che non gioca con quei tre trequartisti, con un Ferreira Pinto inutile, con un Beretta che non fa un tiro in 90 minuti. La squadra deve cambiare, l'Erta deve convincersi che deve cambiare il modo di giocare, altrimenti faremo un flop superiore a quello dell'anno scorso. Se lo sto dicendo adesso. Quello che ha detto Vittorio è vero, ragazzi, anch'io ho una paura terribile di quello che sta succedendo. Il tempo c'è, questo uomo che ha fatto tante cose buone quest'anno per il Lecce, la veda un pochino. Si ravveda, comincia a capire che non vince l'allenatore, vincono i giocatori in campo e le utilizzi per quello che sono capaci di dare. Io avessi uno come Miccoli, farei carte false e gli direi fammele vincere tutte, poi che poi tutti dicano che hai vinto te, no, io no, perché quello che resta una squadra che ha vinto e l'allenatore di una squadra che ha vinto. No, se no sono preoccupato. Però a lui non possiamo togliere anche quel senso di rivalsa che lui ha nell'ambito dei, quindi lui la volontà di vincere ce l'ha. E allora apprenda amici principi con me. No, ma lui ha detto che io sfido questa squadra e la faccio giocare in quel modo perché sono convinto che. Allora lui cancio ne conosce poco. Si deve convincere che non è così. I tre trequartisti sono inutili. Probabilmente. I tre trequartisti che dovrebbero supportare le due punte non succede il contrario. Le due punte supportano i tre trequartisti. È un assurdo che non si può accettare. Non abbiamo centrocampisti che segnano nel Lecce, che segnano. No, perché si potrebbe giocare se segnassero un po' di gol, ma siccome Ferreira Pinto ne ha segnato uno soltanto e l'altro l'ha segnato sul rigore. Dungare ha segnato uno soltanto, non è accettabile che i trequartisti segnino un solo gol in un campionato. Ma non è possibile. Nella speranza che i trequartisti segnino e magari segnino a Prato per poter subito. E nella certezza che Miccoli segnerà ancora altri 8-9 gol. Ecco, ma in 4 partite è abbastanza difficile. Li può fare. Noi speriamo e ci auguriamo in un risultato positivo, ma nello stesso tempo salutiamo molto affettuosamente chi ha avuto la bontà di seguirci. E diciamo come al solito, forza Lecce. Forza Lecce.